Mobile World Congress di Barcellona nell'edizione 2017, uno dei prodotti più attesi era questo, che abbiamo conosciuto come prodotto con il nome in codice di BlackBerry Mercury e che in realtà abbiamo scoperto proprio nello scorso weekend e che si chiama BlackBerry Key One. Arriverà in giro per il mondo ad un prezzo di 599 euro con delle caratteristiche tecniche molto interessanti, date soprattutto dal fatto che è il primo BlackBerry con Android al suo interno con una tastiera fisica. Il software è quello che conosciamo bene, un Android praticamente nella sua versione quasi primordiale, primitiva, senza alcun tipo di personalizzazione come è possibile vedere dai menu. Non ci sono particolari personalizzazioni che invece magari usano molti altri operatori. Come sempre il punto di forza di BlackBerry è il BlackBerry Hub, che sapete vi permette di gestire la posta elettronica, Facebook, Instagram, WhatsApp, tutte praticamente Twitter, tutte le vostre comunicazioni in un unico spazio. Quindi quando scegliete di scrivere potete scegliere su quale delle piattaforme pubblicare ciò che volete comporre. La sicurezza è un altro aspetto molto importante ovviamente del mondo di BlackBerry. Sapete che potete gestire questo prodotto con dei contenuti sicuri che non possono essenzialmente essere trafugati quando si è in ambiente lavorativo. Per quanto riguarda poi le caratteristiche tecniche, un display da 4,5 pollici con la tastiera fisica. Ecco, vi devo dire la sincera verità, non mi fa impazzire questa tastiera per il fatto che la possibilità di scrivere, adesso vediamo un attimo, assistenza cliente ad esempio. Dai che ce la puoi fare. Eccolo, vedete che quando voi scrivete essenzialmente il movimento soprattutto del pollice è un po' complicata. Adesso non c'è la correzione del testo perché in altra situazione invece in italiano avrebbe tradotto l'accento del mio. Perché? Perché tutti ce l'hanno. E perché fai fatica? Ce l'hanno. Basta, stai perché, zitta per favore che mi dai noia. Hai le sarcicce al posto delle dita. Però insomma, essenzialmente vedete, una tastiera che può essere comoda per qualcuno ma che probabilmente in realtà vi dà una velocità di digitazione più bassa rispetto a quella di un normale telefono con la tastiera a schermo. Vedremo poi, dovremo provare sicuramente da vicino anche la fotocamera di cui si è scritto molto bene, chi l'ha provato prima della presentazione in anteprima ha detto che la qualità delle immagini è veramente molto elevata e bisognerà verificare anche la durata della batteria. Però insomma, il prodotto secondo me è interessante con soprattutto un ottimo livello di realizzazione, una qualità complessiva davvero ottima, vedete attacco delle cuffie da 3,5 mm nella parte superiore, il connettore Type-C nella parte inferiore e poi questa finitura molto gradevole. BlackBerry ha sempre messo molta attenzione nella realizzazione di questa parte del telefono, la tradizione viene mantenuta anche con il BlackBerry Key One. Non sappiamo ancora quando arriverà da noi in Italia, il prezzo comunque sarà di 599 euro. Da Barcellona è tutto.